Black Shark Mako M1. Anzitutto grazie all'azienda per avermi inviato questo prodotto, così da potervi portare le mie impressioni sul canale. La confezione è ottima, direi è veramente premium. Al tatto è morbida, ma comunque rigida. Non è quel cartonato semplice chip che troviamo nei mouse da 10 euro. Lui ne costa 49, con la giusta offerta ne costa 39. Troviamo infatti spesso su Amazon il coupon applicabile proprio per ridurre il costo sotto i 40 euro. E per un mouse con queste caratteristiche, con questa solidità, è veramente un giusto prezzo. Partendo subito dal cavo, non è il solito cavo chip di plastica da 2 lire, ma è veramente fatto bene. Anzitutto il laccio per chiuderlo, che rimane nel cavo per appunto riannodarlo, così da non avere il filo sciolto per l'ufficio, per la casa, ma terremo sempre a posto il nostro cavo che è, come dicevo, di ottima qualità. Infatti è in stoffa, intrecciato, dà una sensazione appunto di premium impareggiabile, e il mouse ha la batteria rimovibile. Anche questa è una cosa ottima, comoda, proprio perché la carichiamo come se fosse uno smartphone. Appunto ha nel davanti la presa Type-C e lo ricarichiamo proprio come se fosse un dispositivo elettronico, come ad esempio il nostro smartphone. Il copertino sopra è intercambiabile. Abbiamo questo liscio con la S che rimane verde sempre, quando anche come in questo momento il mouse va in stand by, quindi non funziona più l'RGB nella parte al di sotto né quella nella rotellina, troviamo sempre la S illuminata di verde. Questo è un effetto bellissimo, perché la sera, anche quando mettiamo il computer in stand by e quindi il dispositivo, il mouse, va in stand by per non consumare energia, non consuma appunto energia perché è un LED piccolissimo che non consuma niente, ma l'effetto è spettacolare. Quando poi lo usiamo, avere tutto questo RGB che appunto circonda la parte inferiore e lo scrolling è un qualcosa di bellissimo, soprattutto se abbinato ad una tastiera anch'essa RGB. Vi lascio il link in descrizione sia del mouse dei Black Shark sia della tastiera che ho della Empire Gaming, e il top sarebbe abbinarlo a un tappetino RGB, così da avere tutto RGB. Chi mi segue sul canale ha visto che io ho anche le cuffie RGB, pagate pochissimo per il gaming, ma non solo, ci ascolto anche la musica, e messe tutte insieme, tastiera, mouse, cuffie, mi manca solo il tappetino, è un qualcosa di bellissimo. La sera fa un effetto di luce luminoso che è veramente veramente bello. Io come al solito vi lascio il link in descrizione, vi ricordo per chi non si è iscritto al canale di iscrivervi, tanto è gratuito, e non vi perdete i video successivi. Ciao ragazzi, buon fine settimana, al prossimo video!